Un incontro a dir poco teso, quello andato in scena ieri pomeriggio al comune di Nocera Inferiore tra l'amministrazione comunale e i lavoratori della Seta che in mattinata avevano presidiato i corridoi di Palazzo di Città. Un vertice serale che ha visto il sindaco assumere una posizione estremamente decisa. Abbiamo fatto regolarmente una porzione importante di mandato di pagamento ed infatti mi ha telefonato nella fine della giornata il liquidatore, per cui vengono completati per intero i pagamenti del mese di ottobre. Se volessero fare uno sforzo, potrebbe la Seta, mettendo insieme le due rimesse di pagamento di Nocera e Cava, dare anche un'importante anticipazione sul mese di novembre. Il comune di Nocera, come sempre è stato dato atto da quando io mi sono insediato, si è sempre adoperato al massimo per i pagamenti. Una cosa non accetto però, né la confusione, né le pressioni, né le agitazioni, né il cattivo servizio da rendere alla città, perché sotto questo aspetto posso garantire tutti e rassicurare tutti che io le pressioni indebite, se dovessero essere tali, non le accetto a tutela sia dell'autorità amministrativa che mi trovo ad esercitare, sia degli interessi della comunità.